Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Questa trasmissione che facciamo parlando dell'ostracismo che subiscono gli ex testimoni di Geova, una vicenda di cui già ci siamo occupati, la registriamo oggi è 3, la vedrete appunto a breve, venerdì 4. E parleremo, siamo in collegamento per appunto parlare con lui, con Daniele Fontana. Daniele Fontana è appunto anche lui ex testimone di Geova, ve lo presento, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. L'abbiamo il pubblico di Liberty TV già in qualche modo ti conosce perché ti abbiamo fatto un'intervista in occasione l'estate scorsa, in occasione di un evento appunto che è stato fatto a Roma con dei gazebo, insomma un evento soprattutto a fini informativi su questa vicenda che è stato fatto a Piazza Santi Apostoli a Roma, se non erro. Ti abbiamo intervistato e abbiamo appunto conosciuto in quell'occasione la tua, diciamo, il tuo impegno, diciamo come caratterizzi il tuo impegno per far conoscere questa vicenda dell'ostracismo, appunto, che subiscono coloro che sono usciti da questa che ormai si può definire palesemente una setta, quella dei testimoni di Geova, che appunto potrebbe essere, diciamo, una cosa, se non si conoscono bene le dinamiche. Potrebbe essere una cosa trascurabile, ma è purtroppo, siccome questa setta, questo credo, spesso coinvolge famiglie intere, questo ostracismo poi dopo è la cosa più drammatica, si realizza tra gli stessi familiari. Quindi, insomma, è una cosa molto pesante, persone che vengono accantonate all'interno di un nucleo familiare, che vengono appunto ignorate, se non peggio. Parleremo di questo, però la prima cosa con cui volevo parlare con Daniele è appunto del suo impegno, il suo impegno soprattutto mediaticamente parlando, cioè noi appunto come Web TV siamo sempre abbastanza interessati a questo impegno di questo tipo, cioè sui media, in particolare su internet. Daniele ha in qualche modo ispiratore, fondatore, creatore, penso poi ci dirà bene lui, di un gruppo Facebook che appunto si chiama Uscire dai testimoni di Geova, adesso dico bene la dicitura, uscire dai testimoni di Geova, ferite profonde, è incredibile perché è un po' lungo, ecco, ferite profonde del loro ostracismo. Allora, questo è un gruppo Facebook abbastanza nutrito, io appunto volevo, e secondo me ha una funzione molto importante, perché dà la possibilità a delle persone appunto che subiscono questo ostracismo di riconoscersi in una specie di comunità, cioè spesso capita a chi subisce violenze di sentirsi un po' perso, unico, ad aver subito, spesso purtroppo insorge anche una sorta di vergogna e così via. Invece in questo gruppo c'è appunto anche questa funzione di potersi riconoscere, poter raccontare. Ecco Daniele, da quanto tempo esiste questo gruppo? Come ti è venuto in mente di fondarlo? Ecco, sì, già il titolo spiega un pochettino la mia idea che avevo circa 2 anni fa. Ho scelto questo titolo pensandoci bene su, perché già dal titolo del gruppo volevo isolare i punti chiave che io volevo trattare, su cui volevo appunto informare un po' in rete. Quindi la parola chiave del gruppo, uscire dai testimoni di Geova, ferite profonde del loro ostracismo, voleva far capire innanzitutto che si parlava di persone che erano uscite dai testimoni di Geova per qualsiasi motivo, quindi anche volontariamente. Cosa scattava uscendo dai testimoni di Geova? Nascevano delle ferite profonde, delle ferite interne, anche psicologiche, a causa dell'ostracismo dei testimoni di Geova. Ecco, già, quindi con il titolo volevo già far capire di cosa volevo parlare, insomma. Io ho creato questo gruppo verso fine maggio 2012, i primi giorni di giugno 2012, e quindi tra poco compiremo 2 anni. E sono stato molto contento perché l'impostazione del gruppo è stata molto apprezzata in rete, perché in quasi 2 anni siamo diventati, diciamo, su Facebook il primo gruppo più numeroso e più seguito su questo argomento. Ce ne sono tanti, è vero, di gruppi, noi siamo contenti che più se ne parli e meglio è. Forse nel nostro gruppo facciamo molta attenzione appunto a fare informazione e diciamo, a
fare molta attenzione anche al gergo con cui si parla, con cui si esprime, quindi non tollerando offese, non tollerando insulti, eccetera, eccetera. Perché la cosa importante è dire le cose come stanno, ma sempre in modo costruttivo. Quindi questo gruppo è nato a giugno 2012 e pian piano abbiamo cominciato a riportare un pochettino tutte le esperienze di noi fuoriusciti, di chi usciva da quella organizzazione e anche delle persone simpatizzanti oppure persone interessate all'argomento. Quindi ognuno può dire la sua in merito a questo argomento qui. Ed è stato molto bello, man mano che passavano i mesi, vedere che persone appunto che non avevano vergogna, persone che si sentivano sole, si sentivano emarginate, come tutti quelli che vengono appunto che subiscono questo ostracismo, vedere come fosse diventata anche una piccola comunità, quindi un luogo dove non sentirsi soli, dove poter esprimere quello che si sente dentro nell'anima, le sensazioni, i sentimenti. Ecco, questo mi ha reso molto contento perché questo è lo scopo del gruppo. Non farci sentire soli, non far sentire sole le persone che subiscono questo incivile, vergognoso ostracismo, quindi è disumano, ma farli sentire forti, quindi dargli voce, dargli la possibilità di dire quello che sentono, esprimere anche la propria rabbia, la propria voglia di giustizia, la propria voglia di far sapere a tutti questa vergognosa pratica che, a prescindere dalla propria fede che ognuno può avere, anche se siamo religiosi, sono liberi appunto di credere nelle loro ideologie. Ma non in quella dell'ostracismo, perché questa è una pratica che divide e rovina le famiglie all'interno, quindi proprio addirittura anche tra familiari. Bene, questo gruppo che voglio ripetere, poi lo metteremo anche in evidenza quando pubblicheremo un'intervista, uscire dai testimoni di Geova, ferite profonde del loro ostracismo, si fa anche appunto, oltre che appunto questa funzione importante di dare ospitalità e di creare appunto un senso anche di comunità nei confronti appunto di tutte queste persone che hanno subito questi comportamenti ostracizzanti, che io poi chiamerei anche violenze psicologiche, anche dell'informazione, ci sta un post che sta in alto, importante, in cui tu stesso appunto dai l'informazione secondo cui la giuria della Corte Suprema della Contea di Alameda, negli Stati Uniti, ha dichiarato la Watchtower, la sede centrale americana di detenzione di Geova, legalmente responsabile per gli abusi sessuali subiti da una ragazzina di allora 9 anni domiciliata a Fremont e condannata a risarcimento di 7 milioni di dollari, congelati i beni immobili per 1 miliardo di dollari in attesa fino all'esito del ricorso. Quindi, insomma, ci sta anche un'attività di informazione che fate, che serve poi a Certo. completare un pochino il quadro di questa setta che ha comportamenti nei confronti dei fuoriusciti, ma io a questo punto comincerei a sospettare che, insomma, anche all'interno, tra gli stessi adepti, è difficile che rispetto appunto a questo comportamento, rispetto ai fuoriusciti, invece all'interno ci siano comportamenti trasparenti, democratici, rispettosi delle libertà. Insomma, mi sembra che sarebbe un po' un paradosso, o no? Ma sì, guarda, il problema è proprio questo. All'interno dei testimoni di Geova si viene, diciamo, indotti a pensare, viene sempre spiegato, viene quasi appunto ricordato ogni giorno che solo loro sono le persone che mettono in pratica la Bibbia, solo loro appunto sono le persone scelte come popolo di Dio, sono solo loro le persone che quando arriverà questa fine del mondo imminente, secondo loro, verranno salvate, tutto il resto verranno distrutte perché malvagie. Ecco, questa superiorità, questo fanatismo, questo integralismo, naturalmente per chi ha un po' di mente lucida e libera, all'interno cozza con la realtà.
perché ci sono tantissimi comportamenti assurdi, tantissimi comportamenti non consoni appunto a questo popolo prediletto, a questo popolo eletto, diciamo. E queste sono le prove che noi dimostriamo, perché all'interno del Simone di Genova viene annullata la capacità di pensare e di mettere in dubbio qualsiasi cosa, anzi, qualsiasi dubbio all'interno del Simone di Genova viene quasi punito, viene, diciamo, associato all'apostasia, come se si volesse appunto parlarne male, e quindi subito vengono prese le provvedimenti per isolare la persona già all'interno, perché non tutti sanno che già all'interno c'è una piccola disassociazione, diciamo, non in quanto tale, ma la persona viene già messa da parte, già all'interno. Se la persona non cambia idea, allora viene espulsa. Quindi questo è un altro tema che magari in futuro tratteremo un pochettino meglio. Però ecco, per esempio, queste informazioni giornalistiche che noi mettiamo sono tutte comprovate da sentenze che si possono trovare in rete, che fotocopiate, scansionate, che si possono vedere. Infatti, sotto a quel post che parla della pedofilia, ci sono vari commenti dove altri membri del gruppo hanno messo proprio una foto della scansione della sentenza, con tanto di nomi di avvocati, tribunali americani, eccetera, eccetera. Quindi non è niente di inventato, non vogliamo assolutamente inventare niente, facciamo soltanto cronaca, raccontando quello che sta succedendo nel quartier generale mondiale in America, che tutto da lì che è nato. E quindi ecco, questa è stata una grande batosta per loro, perché le loro regole che appunto, tra virgolette, non coprivano, ma non avvertivano immediatamente l'autorità in caso di pedofilia, adesso su questo stanno pagando amaramente, anche a livello monetario, perché in America sono stati condannati appunto per dei casi di pedofilia che avevano, tra virgolette, nascosti gli anziani, le congregazioni americane, e quindi in America appunto le autorità sono andate un pochettino a scovare nelle procedure di questa organizzazione, e non tutto era norma di legge. Ecco perché per adesso sono in processo, e quindi vedremo come andrà a finire questo processo. Poi per esempio un'altra condanna che non è messa in evidenza nel gruppo, ma che già è avvenuta, è stata per inquinamento ambientale. La Watchtower in America è stata condannata per aver inquinato il sottosuolo con delle cartucce, con dei toner della stampante, con del materiale nocivo e inquinante. Anche lì ci sono tanto di sentenze che si possono trovare in rete. Quindi, insomma, per un'organizzazione che predica la superiorità rispetto alle altre, come rispetto delle persone e dell'ambiente, ecco, questa è un'altra faccia negativa che molti non sanno all'interno del Simone di Geova. Quindi noi vogliamo far aprire gli occhi, sia, vabbè, noi che siamo fuoriusciti, non abbiamo aperti già a suo tempo, però l'importante è che le persone che non li conoscono sotto anche questi punti di vista come organizzazione, e anche gli stessi di Simone di Geova, noi vogliamo che aprino gli occhi, che si informino, che siano curiosi, che non si fidino ciecamente di tutto ciò che ricevono come notizie solo a senso unico, insomma. Bisogna informarsi, perché non tutto è ciò come viene detto. Senti, Daniele, volevo chiederti, diciamo chiudendo questa parte su questo gruppo, ho visto un pochino scorrendo, poi tu mi hai inserito, io ti ringrazio, che praticamente ci sono alcune preoccupazioni in qualche modo di, diciamo, intromissione appunto da parte dei testimoni di Geova per spiare, per vedere, per controllare, per riferire, adesso non so bene che. Quindi insomma, questa cosa tu l'hai verificata, l'hai constatata, adesso non so se sì, tu sicuramente sarai anche amministratore di questo gruppo. Perché accade? Ma loro, diciamo, temono molto la cattiva pubblicità, perché
come qualsiasi, diciamo, brand, io lo chiamo così, come brand che vuole distinguersi sul panorama commerciale oppure religioso, loro appunto tengono molto a questa, ad apparire come persone migliori degli altri, mentre non è così, perché siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani. Ecco perché ci vengono a leggere spesso di nascosto, oppure se entrano nel nostro gruppo, difficilmente hanno un dialogo pacato, quindi tranquillo, costruttivo, rispettoso, ma tendono immediatamente a subito appunto, ad accusarci, a condannarci come apostati, come persone che sputiamo nel piatto in cui abbiamo mangiato, oppure ci definiscono cani che tornano al proprio vomito, quindi Ci sono usano dei sempre casi schifo. di intromissioni sotto mentite spoglie? Beh, sicuramente ce ne sono tanti, perché Facebook naturalmente permette la creazione di profili falsi, anche se questo è un reato, però ci saranno sicuramente tantissime, immagino, persone che sono nel nostro gruppo con profili non reali oppure anonimi. Spesso è accaduto in questi circa 2 anni di persone che si sono anche appunto espresse, si sono descritte come testimoni di Geova, ma noi non per questo l'abbiamo mai cacciati dal gruppo, l'abbiamo mai, diciamo, bannati, anzi, noi siamo magari venissero nel nostro gruppo tantissimi testimoni di Geova, però che avremmo piacere che ci venissero con la faccia, come lo facciamo noi, avremmo piacere che anche loro lo facessero apertamente per dialogare in modo costruttivo, per parlare di questo problema che anche loro sicuramente sentono vicino, di cui sicuramente soffrono. Quindi spesso è capitato nel nostro gruppo appunto che queste persone ci seguano o di nascosto o apertamente, però fino adesso purtroppo loro hanno paura appunto di essere poi anche loro, di subire anche loro qualche comitato, qualche ostracismo da parte dei loro fratelli, perché la loro regola è che parlare con uno di noi, con una persona che non è più testimone di Geova, è un peccato, tra virgolette, quindi sono a rischio anche loro di espulsione. Ecco, noi speriamo che possano aprire gli occhi anche leggendo il nostro gruppo. E posso dirti che spesso in privato però ricevo commenti e messaggi di persone testimoni di Geova che naturalmente di nascosto però ci apprezzano e ci incoraggiano ad andare avanti, ci incoraggiano appunto a fare informazione e a non mollare, perché anche loro, molti di loro, sperano che venga abolita questa regola incivile dell'ostracismo. E comunque il fatto che poi dopo voi, quando li riconoscete, non li cacciate, è un po' un nessuno tocchi Caino che vi fa molto onore, quindi insomma non riproducete lo stesso meccanismo di ostracismo in qualche modo e di allontanamento, ma siete inclusivi ovviamente, e questo Io per è. esempio, posso dirti questo, spesso ho provato ad andare in qualche gruppo di testimoni di Geova su Facebook, ho cercato, sono entrato e ho detto soltanto buongiorno, oppure ho salutato molto educatamente e immediatamente sono stato cacciato perché ormai noi siamo sulla lista nera per loro, quindi non ci permettono neanche di parlare, invece noi il contrario, li incoraggiamo a venire perché è bello dialogare e comunicare ed essere umani, quindi. Ottimo in questo gruppo, ottimo anche Daniele. Senti, volevo passare a parlare appunto di un altro fatto, anche questo mediatico, ma importante. Evidentemente le Iene si sono accorte appunto guardando libri TV, ovviamente, di questo fatto, perché ce ne siamo occupati da più di un anno di questa vicenda, e hanno fatto un servizio. Ovviamente diventa un fatto perché le Iene hanno un'autorevolezza e vengono seguite da milioni di persone, e sono riusciti a trovare, quindi vincendo poi magari anche perché insomma hanno un brand, insomma hanno c'è una certa notorietà come trasmissione, certe un pochino ritrosie, un po' di timidezza e così via, e delle testimonianze per quanto alcune oscurate, però insomma alcuni volti oscurati importanti e anche molto, molto gravi. Di ex testimoni di Geova e anche di un pastore, o se è un pastore adesso non so bene come definirlo, insomma di un ex sacerdote, pure neanche è il termine Sì. giusto, comunque sia che in qualche modo
Più di una, quella che mi ha colpito, una di quelle che mi ha colpito è questa, che insomma in qualche modo si è sentito un po' responsabile in questa intervista delle Iene di aver praticato questo fede, di questa fede, di questo credo, di averlo diffuso, di averlo proposto e che si è accorto che è assolutamente liberticida ed era legato al discorso famiglia della proibizione delle trasfusioni. Insomma, a seguito di questa intervista che c'è stata non molto tempo fa, è accaduto qualcosa? Ma certo le Iene hanno amplificato tantissimo argomenti in queste 2 settimane, perché la settimana scorsa e l'altra ancora prima, questi 2 servizi veramente hanno fatto vedere in 12 minuti, se non sbaglio, tutto ciò che raccontiamo noi in 2 anni su gruppo e anche voi tramite Liberi TV l'anno scorso a Roma, insomma. Sì, da questi 2 servizi delle Iene, infatti, il nostro gruppo sta crescendo tantissimo. Ogni giorno abbiamo tantissime persone che chiedono l'iscrizione, proprio interessate all'argomento, anche 30, 40, 50 persone al giorno. Perché questo servizio delle Iene ha messo in evidenza in realtà tutto quel regime che appunto esiste all'interno di quell'organizzazione, sul fatto del sangue, quindi si viene espulsi se non si rispetta questa regola di non accettare sangue. Loro dicono di no, è un problema di coscienza, no? Come ha detto a Roma il loro responsabile, ma in effetti non è così, perché loro consegnano ad ogni persona, ad ogni adepto, consegnano un cartoncino dove loro devono scrivere nome e cognome di ogni persona. E dove c'è scritto rifiuto qualsiasi trasfusione di sangue, quindi con la firma per i minorenni, i genitori. Io ricordo i miei genitori misero a suo tempo su questo cartoncino, perché in caso di incidente un medico che ti trova questo cartoncino addosso e non si può effettuare la trasfusione. Quindi cioè, sono temi molto, molto delicati e molto gravi, perché andiamo veramente sul pericolo di vita di una persona. E poi per chi vive al pericolo di vita all'interno della famiglia, perché come hanno fatto vedere bene le Iene, a me ha colpito tantissimo quella ragazza con la telecamera nascosta, con la figlia che è entrata all'interno della famiglia di casa dei suoi genitori. I suoi genitori appena lei è entrata non l'hanno neanche calcolata e le hanno detto che loro preferivano Geova a lei, loro preferivano Geova a una figlia e l'avevano disconosciuta in realtà, come è stato detto apertamente. E quindi questo è proprio, cioè, come si dice, è tutto ciò precisamente quello che raccontiamo, né più né meno, senza dire cose che magari non siano vere o amplificare. No, è soltanto purtroppo tutto vero, quello che hanno fatto vedere le Iene. Poi, Guarda, come tra le dicevi tu, infatti. intervistate, scusa se ti interrompo, tra le intervistate ci stava anche appunto la storia di una donna che appunto è stata letteralmente violentata da uno dei componenti della famiglia. Lei era fuoriuscita in qualche modo e si era poi chiaramente rivolta alla madre a seguito di questa violenza, e la madre appunto diciamo, non ha ritenuto opportuno non denunciare questa violenza, perché in qualche modo lei era una fuoriuscita, insomma, c'era una preferenza nel mantenere. E questo mi ha ricordato un po' di meccanismi che si sono ritrovati, questa cosa delle violenze sessuali un po' accantonate anche nella Chiesa Cattolica, purtroppo. Ci sta un po' una sorta di contiguità con dei comportamenti. Per questo, appunto, per questo conferma che la loro non superiorità agli altri, perché purtroppo queste cose succedono in ogni confessione religiosa, in ogni credo, eccetera, eccetera. Però la cosa grave è che mentre tutti sono d'accordo che se ci sono dei casi appunto, di stupro, di violenza, immediatamente bisogna andare alle forze dell'ordine, questa è la legge, questa è la cosa più logica da fare. No, all'interno loro hanno sempre incoraggiato prima a parlare con i loro sacerdoti, tra virgolette, anziani, perché gli anziani dovevano accertare il motivo. È anche scritto nelle loro pubblicazioni che abbiamo pubblicato spesso nel nostro gruppo, perché noi facciamo gli screenshot e poi li pubblichiamo, così nessuno può dire niente, nessuno può avere dubbi. Loro incoraggiano sempre a
appunto prima parlare con loro, prima chiedere consigli a loro. Loro devono accertare se la persona era consenziente oppure se aveva fatto di tutto per scappare e non stare in quella situazione. Addirittura mi viene in mente un'esperienza, un esempio di una persona che aveva fatto un autostop e fu appunto stata violentata. E loro dissero che lei si era messa in condizioni di essere violentata perché aveva fatto l'autostop, quindi non aveva fatto di tutto per non incorrere in quella situazione. Cioè, siamo veramente all'assurdo. Cioè, qui dobbiamo veramente dobbiamo riappropriarci della nostra capacità di vedere ed essere lucidi quando vediamo le cose. Invece, all'interno dei testimoni di Geova, tutto questo è offuscato. La mente è annebbiata perché c'è tipo un libretto di istruzione, un codice interno che man mano viene instillato che ti fa perdere la lucidità di ciò che devi fare. In quei casi devi andare delle forze dell'ordine, punto. Non devi fare nient'altro. Invece lì bisogna seguire la burocrazia loro teocratica che poi veramente porta a quelle situazioni lì assurde, assurde. Sì, peraltro, insomma, un inquadramento teocratico che parte fin dalla tenerissima età, tant'è vero che insomma sono i bambini è indicato, è diciamo caldamente consigliato che crescano insieme ad altri bambini testimoni di Geova, quindi fin da piccoli c'è un inquadramento per questo plagio, poi in realtà che poi appunto continua fino a che poi diventa praticamente. Crescendo è l'unica idea globalizzata, totale, assoluta che si viene a conoscere, è l'unico modo di percepire la realtà è quello, e si è inconsapevoli che poi in realtà è una sorta di ambiente che non è rispettoso della libertà, non è rispettoso della dignità delle persone. È veramente sì, Ma pensiamo molto. Vai. soltanto a un bambino, no? Un bambino che cresce, come tutti noi che siamo nati in una famiglia di testimoni di Geova. Crescendo, tra i compagnucci di scuola già si comincia a sentirsi diversi, emarginati, perché il semplice accettare un pasticcino di un compleanno di un proprio compagnuccio di scuola è peccato. Quindi ti viene vicino questo compagnuccio, ti dà questa pastarella. Questo dolce, e tu devi dire no, mi dispiace, non l'accetto. C'è un bambino. Quindi già da lì cominciamo a instillare queste ferite dentro la psiche, no, del bambino, l'emarginazione. Poi crescendo, naturalmente non può frequentare i suoi compagni perché sono definiti cattive compagnie. A casa non può vedere tutti i cartoni animati come hanno fatto vedere le Iene. Loro tramite addirittura questo plagio mentale nei bambini fanno vedere questo cartone animato dove si insegna che tutti questi cartoni dove si parla di magia sono opera di Satana, ma loro devono accettare Geova. Cioè, veramente è assurdo. Io ricordo che i bambini non possono vedere Harry Potter, per esempio, i Puffi, oppure non so, qualche altro cartone che si vede in televisione su Italia 1 che parli di magia, Dragon Ball, Sì, eccetera, Dragon eccetera. Ball, sono un mito i Dragon Ball, non posso vedere i Per Dragon Ball. loro tutto è Satana, tutto è Satana, tutto è Satana. Devono soltanto cibarsi della parola di Geova, secondo loro. Quindi ecco perché io nel mio gruppo ho voluto scrivere questa parola, ferite profonde, perché quelle sono ferite che rimangono all'interno. Anche adesso noi che siamo fuoriusciti, non siamo più, però ricordiamo queste ferite, le abbiamo impresse nel nostro cuore. E questo è quello che ci fa rabbia, perché nessuno si deve permettere di negare libertà oppure creare questo stato di oppressione all'interno della psiche di una persona, ma dobbiamo anzitutto fare il contrario, dare la possibilità di scegliere una persona, sin da piccoli, quindi lasciarli liberi, lasciarli farli amalgamare il più possibile con la società, e questo non avviene al loro interno. E quindi è chiaro che dalla satanomania si passa
anzi, dalla satanofobia si passa alla satanomania, insomma, tutto quanto c'è questa specie di grande fratello che è un grande Satana che ci circonda, tutto ciò che è esterno, e ovviamente questo inquadramento è veramente terrificante. Senti, il nostro tempo sta finendo, Daniele. Io volevo darti la possibilità di rapidamente indicare qualche evento, appunto, che organizzate, anche magari partendo da questo gruppo, uscire dai testimoni di Geova, anzi, lo dico bene in modo per esteso, uscire dai testimoni di Geova, ferite profonde del loro ostracismo, che farete o che avete in previsione di fare. Allora, ricordo innanzitutto velocemente questo gruppo e anche esiste la pagina che ha lo stesso nome, la pagina Facebook che ci dà visibilità in rete. Infatti, se su Google voi andate e scrivete semplicemente Testimoni di Geova, in prima pagina, sesto, settimo posto, usciamo noi. Quindi già quello ci dà molta visibilità in rete. Siamo anche su Twitter e ci chiamiamo ex Testimoni di Geova, quindi siamo un po' da tutte le parti nei social network. Attualmente l'unica manifestazione che è in programma di alcune persone nel mio gruppo che stanno organizzando è il 31 maggio, vari stand in varie parti d'Italia con dei banchetti, molti nelle varie città appunto parleranno di ostracismo e faranno un po' di informazione. In futuro speriamo appunto organizzare anche noi come gruppo, come pagina, qualche manifestazione, perché l'intento è appunto lo scopo è quello di informare il più possibile per far aprire gli occhi, insomma, perché poi ognuno faccia la propria scelta, però consapevolmente di ciò che poi può ricevere, insomma, questo è l'obiettivo. Ottimo, Daniele. Allora, tieni presente che LibreTV ovviamente sarà accanto a questa, come tutte le battaglie per la libertà di scelta, per la libertà di autodeterminazione e per la dignità degli esseri umani. Tienici informato, avrete ovviamente lo spazio per poter parlare di questo. Io ti ringrazio di questa tua presenza su Grazie a LibreTV voi. e in bocca al lupo per questa battaglia, in bocca al lupo alla battaglia per la libertà. Grazie ancora. Grazie, buona giornata, ciao. Ciao.